serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bentornati, raga. Qua è Savix che vi parla. Allora, ragazzi, volevo informarvi di una cosa. In parecchi mi hanno chiesto dove recuperare i cinturoni per fare gli outfit che sto portando ultimamente sul canale, ragazzi. È veramente una stupidaggine. Semplicemente, se voi fate i colpi del casino, ragazzi, vi dà la possibilità, col casino, di sbloccare vari outfit da cui possiamo prendere i cinturoni. Per esempio quello con lo straccetto, ragazzi, con la tuta, oppure la guardia carceraria, che alla fine ce li sbloccano, possiamo anche comprarli, non c'è bisogno di fare il glitch. Quindi a questo punto, come ben vedete, questa è la guardia carceraria, si sblocca facendo il colpo al casino, ragazzi. Se no, se non vi piace questo, abbiamo anche la variante che è questa qua, quella che vi dicevo, con lo straccetto, sempre del colpo al casinò. Quindi dovrete fare il colpo al casinò o lo completate, ragazzi, con questi outfit. Quindi dovete preparare il colpo in modo tale che durante il colpo andrete a recuperare questi outfit. Oppure, ragazzi, quando trovate il colpo in questa maniera, fate il glitch per portarvi l'outfit, che adesso vi spiego. Ma prima vi faccio vedere che questo outfit si può recuperare anche da queste missioni dell'agente ULP, ragazzi, quelle nuove. Ora non mi ricordo precisamente quali sono, comunque sia sono 7 missioni, una cosa del genere. Sono carine, ragazzi, fatele, approfittatevene, intanto vi prendete il badge, magari vi lascio il link in descrizione se non l'avete fatto, e niente, ragazzi, da lì potrete prendere anche questo completo. Comunque sia, ragazzi, per prendere gli outfit quando siete nelle attività ci sono 2 o 3 metodi. Il più classico è aprire il menu interazione, andare su luci vestiario come sto facendo io, switchare per circa 30 secondi finché in basso a destra non ci dà il classico caricamento giallo, e a quel punto aprire il menu Xbox o il menu PlayStation, ragazzi, a seconda di su che piattaforma siete, e aspettare che il gioco vi fa crashare, perché aprendo il menu Xbox o PS ci saranno un timing di 3 minuti, mentre invece se non lo aprite ci vogliono 13 minuti, una cosa del genere. Se non vi funziona con le luci vestiario, provate con l'umore del giocatore come vi ho fatto vedere, ragazzi. E quando poi vi caccerà per inattività, quando spawnerete avete il completo. Se non lo avete, fate lo switch dello stile del CEO, ragazzi, dentro un veicolo, e dopo ciò io vi lascio e sbada bam, raga, al prossimo video. Buona visione.